Facciamo schifo, ragazzi, facciamo schifo. Ciao a tutti, Gioini, sono Mario G10, post partita e a Cireale Trapani. È finita la partita 2-0 per la Cireale. E, mi raccomando, prima di iniziare, sono un po' raffreddato, prima di iniziare con il video lasciate subito un bel mi piace e iscrivetevi al canale che è molto ma molto importante. È finita la partita che ho visto su Sport Italia e ragazzi, abbiamo fatto schifo. Adesso siamo distanti, se non sbaglio, un punto dal Rennes, però abbiamo fatto schifo. Abbiamo fatto schifo. Abbiamo fatto schifo, ragazzi, abbiamo fatto schifo. Domani uscirà il video delle pagelle, ragazzi. Abbiamo fatto schifo, ci siamo fatti dominare per tutta la partita dalla Cireale, che meritatamente ha vinto 2-0. Se il primo tempo che, nonostante una partita e un primo tempo di schifo, per non dire parolacce, giusto con qualche azione di Vitale Busso, al 44esimo è arrivato il loro gol con Barbara, che non so perché ha raddoppiato un giocatore della Cireale che già stava marcando Maltese, lasciando solo Barbara, il suo giocatore che avrebbe dovuto marcare dietro, ovvero Russo con il numero 24 della Cireale, che ha fatto il gol. Inizia il secondo tempo. Nel secondo tempo, già subito dopo 2 minuti, Spalletta di Maltese, l'arbitro, che ha fatto schifo, fischia la punizione, quindi il fallo, batte Lodi, in difesa i giocatori della Cireale non li marca nessuno e segna ovviamente la Cireale, ma ovviamente, ovvio ragazzi. Oggi abbiamo fatto tutti schifo, a partire da Cultraro, a partire dalla difesa, a partire da Solimeno. Ragazzi, io Solimeno non lo voglio più vedere, ragazzi. Solimeno mi ha stancato. E anche Borgia che lo mette titolare, ragazzi. Solimeno non ha fatto un controllo giusto, non ha fatto uno stop giusto, non ha fatto un tiro giusto, non ha fatto niente, ragazzi, non ha fatto niente, non ha fatto niente, non ha fatto niente di buono, tutto di negativo. Poi, scusatemi se sono un po' arrabbiato, ma ci sta, ragazzi, perché una squadra come il Trapani, che ha fatto un mercato per i playoff e che si ritrova a 2 punti dai playout, e qualcuno in più dalla retrocessione in eccellenza, dopo che fino a 2 anni fa eravamo in Serie B, e siamo arrivati nella retrocessione solo per 2 punti di penalizzazione, se no a quest'ora eravamo in Serie C o in Serie B. E ragazzi, che perdiamo contro una Cireale che ci ha dominati assolutamente, è qualcosa, ragazzi, di veramente ridicolo. Mi scuso ancora se sono un po' agitato, però ragazzi, capitemi, è stato un qualcosa di ridicolo. Una squadra che ha fatto schifo, una squadra, incluso Borgia, che ha fatto schifo, Borgia, sempre con la sua solita formazione del cavolo, che fa sempre schifo. E non capisco perché ha messo Vitale Russo, che oggi ha fatto schifo. Vitale nel primo tempo ha fatto il suo, Busso si è sacrificato, non trovando il gol. Una difesa, ragazzi, che tra la partita contro la Cittanova e quella di oggi, Maltese, non lo voglio neanche a lui più vedere, ragazzi. Maltese è proprio lo schifo più totale. Magari si salva un po' Bruno, però ragazzi, cioè, poi vabbè, ci sono stati, continuiamo a parlare della partita, dei cappi, Galfano, è entrato Spano, De Felice, è entrato Bonfiglio, che non so perché, ragazzi, Borgia ha
Boviglio lo faccio entrare all'ottantesimo, al settantesimo. Ancora Borgia non ha capito che Bonfiglio è, diciamo, il nostro Jolly. Quando c'è Bonfiglio in campo, la squadra gioca. Quando c'è Bonfiglio in campo, spesso si fa gol. E lui che fa Borgia lo mette fuori dal campo. Adesso io non vorrei dire, però sapete, se mercoledì arrende, si perde e poi magari dovrebbe succedere anche qualcosa del genere con il Santa Maria Cilento. Io un pensierino per insomma per Borgia, per esonerarlo, perché comunque ragazzi, nonostante sia uno degli allenatori più bravi che abbiamo avuto, però ragazzi, cioè dopo la ripresa, cioè l'hanno fatto veramente schifo. Ora, se a Redda arrivasse la terza sconfitta, è già Borgia è in bilico. Se a Santa Maria Cilento il 27 febbraio arriva lo stesso, ragazzi, veramente io a Borgia lo manderei di nuovo a casa. Ragazzi, proprio partita penosa. Il Trapani non ha proprio giocato neanche un gol, sai, per dire. Magari dai, uno prova a recuperarla. No, ragazzi, proprio neanche un gol. Poi vabbè, ragazzi, che Cultrano si può tirare pure mio fratello di 4 anni, tanto non la parano anche quella. Cioè, tra Papere contro la Cittanovese, tra due gol subiti oggi, Cultrano veramente faccia. È meglio che facciamo giocare a Recchia, ragazzi, che nella partita che ha giocato in Coppa Italia, se non sbaglio, contro il Ligata, contro il Messina, contro il Ligata, ha fatto meglio di Cultrano in Coppa Italia. Io, ragazzi, metterei a Recchia. Per il resto, ragazzi, dai, mi sto innervosendo troppo, basta. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se fosse così, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale. Finisce 2-0 per la Cireale la partita. Il Trapani, che a questo punto farebbe meglio a cambiare squadra completamente, con un mercato fatto di schifo, Antezza espulso. Quest'oggi, ragazzi, io veramente non so più che dire di questa squadra, non so più che dire di Borgia, non so più che dire della società. L'unica cosa che vi posso dire è che ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.